veramente una giornata di informazione, perché tante cose sono, tante notizie, sono veramente un mare di informazione che quotidianamente poi si aggiornano, che è un divenire, no? E a proposito di linguaggio, di nominazione, adesso Carla Festa, che è una nostra collega, ci parlerà del linguaggio, la scuola e della non neutralità della lingua. Perché è attraverso la parola che noi esprimiamo i nostri pensieri, esprimiamo i nostri vissuti, le nostre idee, i nostri concetti, e attraverso il linguaggio che noi consegniamo agli altri le nostre idee, cioè le rendiamo disponibili. Per cui il linguaggio nella formazione di un ragazzo è fondamentale. Il linguaggio è una parola che si materializza, è la costruzione della realtà. Infatti, diciamo che in questi ultimi anni molte linguiste si sono proprio appassionati all'utilizzo del linguaggio. In particolare abbiamo Cecilia Robustelli, che ha fatto numerosi studi proprio sul linguaggio, e lei dice che bisogna iniziare già dalla scuola. Per esempio alle medie il discorso del linguaggio è fondamentale. Chiamare le cose con i loro nomi, non omettere, anche perché utilizzare un maschile generico oppure un maschile inclusivo senza per esempio sottolineare le differenze di genere significa non valorizzare l'altra persona. Lo vediamo storicamente come per le donne è sempre stata così. La discriminazione ha molto a che fare col linguaggio. In realtà non è solo un discorso di lingua, però è anche vero che la lingua contribuisce a costruire la realtà sociale e a costruire anche quella che è l'identità dei nostri ragazzi, in particolare l'identità di genere. Per questo in questi anni si parla di un'attenzione particolare al linguaggio. Come dicevo prima, è importante però perché gli insegnanti usino in classe un linguaggio non discriminatorio, è proprio importante una riflessione su come noi ci esprimiamo in classe. A questo proposito sarebbe bello fare anche proprio delle osservazioni tra insegnanti, no? Vedere che lessico usiamo, se siamo attenti veramente alle differenze, non solo di genere, ma anche proprio alla diversità, se noi riusciamo ad avere un linguaggio che sia inclusivo per tutti, no? E quante volte magari siamo stanchi, anche noi insegnanti, non siamo attenti a questo. Ecco, mi piacerebbe sottolineare l'importanza di questo dibattito in questi ultimi anni, proprio che parte da questi linguisti. In particolare abbiamo Cecilia Robustelli, che è molto attenta al linguaggio, e poi anche la Bazzanella. Carla Bazzanella è un'altra linguista e dice che praticamente le connessioni tra la lingua, la cultura e la nostra esperienza si riflettono anche proprio sui nostri comportamenti, sui nostri pensieri. Le parole esprimono anche il pensiero dei sistemi ideologici dominanti. Pensiamo per esempio ai discorsi politici, no? A quello che viene passato a noi dai politici, quello che vogliono farci arrivare. Anche è una comunicazione sottile che non è casuale, ma che è finalizzata proprio a influenzarci e risponde a una precisa logica di veicolare determinati messaggi anziché altri. Cioè l'utilizzo di un termine anziché un altro, in noi suscita proprio un cambiamento, una modificazione non solo nel nostro pensiero, ma anche nel nostro comportamento, non solo di chi pronuncia la parola, ma anche di chi ascolta. Quindi quello che io dico si materializza, e questo è molto importante. Noi nel nostro percorso che abbiamo fatto nelle classi seconde ci siamo soffermati su questo aspetto del linguaggio, devo dire anche sul linguaggio mediatico, è stato fondamentale. Abbiamo visionato insieme ai ragazzi dei documentari, delle pubblicità, degli spot, in particolare il documentario Il corpo delle donne della Zanardo e altri suoi collaboratori, in cui abbiamo fatto proprio vedere ai ragazzi, attraverso la visione di alcune trasmissioni televisive pomeridiane, proprio la formazione degli stereotipi di genere, cioè cosa si utilizzava, qual era per esempio la posizione anche fisica, il modo di parlare della donna, quello dell'uomo. Dico questo perché è importante fare questo tipo di percorsi a scuola, perché in questo modo si abitua i ragazzi a avere una mentalità critica e quindi riuscire a capire che tutto quello che ci viene offerto, no? Che sia un discorso politico, che sia una trasmissione televisiva, che sia uno spot, per esempio la pubblicità ci manda tantissimi messaggi, diciamo, sotterranei, che lì per lì ti sembra di non capire, ma che poi ti porti dentro. E quindi lavorando sul linguaggio invece arriviamo proprio
a eliminare anche questi stereotipi. Non è un caso che in questi ultimi anni ci sono moltissimi studi, come dicevo prima, di alcune linguiste, che sottolineano come per esempio, per quanto riguarda le differenze di genere, si debba sempre utilizzare anche il nome, il genere femminile per quando indichiamo le professioni delle donne, ma anche quando indichiamo le loro cariche, magari pubbliche. Perché? Perché il linguaggio in questo modo valorizza, cioè dà dignità al lavoro delle donne. Infatti c'è una sociologa, Graziella Prima, che si è molto occupata anche del linguaggio a scuola, che lei sostiene che ciò che noi non dominiamo non esiste, e questo dimostra anche che negli anni le donne non sono anche esistite, ma proprio per un discorso anche di linguaggio, non divenivano visibili, non erano visibili. Quindi tutto ciò che non è visibile, quindi è importante a scuola parlare, anche perché non dimentichiamoci che il silenzio è un potente trasmettitore di messaggi. Ciò che io come insegnante metto in classe, no? Quando arriviamo a un certo punto di una conversazione, io non nomino quel discorso, quella parola, in realtà rientra in un altro modo, in un modo distorto, cioè questo noi lo vediamo con i ragazzi, a volte anche in modo violento, no? E genera poi anche di compressione, sentirsi soli. Quindi io direi che per gli insegnanti è fondamentale il discorso del linguaggio. Ecco, ritornando al discorso delle, appunto proprio dell'importanza anche di dare valore alle professioni anche delle donne, eccetera. In questo senso si sta cercando in questo periodo, quello per quanto riguarda la lingua, proprio di eliminare dalla lingua italiana quello che sono appunto proprio gli stereotipi linguistici e poi anche proprio tutti i termini che sono discriminatori. Si sta cercando, infatti Cecilia Augustelli dice, noi dobbiamo nominare sia le professioni delle donne, ma dobbiamo anche inventarcene, perché teniamo conto che la lingua è qualcosa di molto dinamico, non è qualcosa di statico. Infatti i maggiori linguisti, tra cui appunto cito il professor Vittorio Coletti, dicono che la lingua si modifica nel tempo, ma si modifica anche in seguito alle influenze sociali. Quindi siamo anche noi che dobbiamo sforzarci, anche se non ci viene naturale, di trovare nuovi termini per dire le cose, per dire le professioni. Quindi dobbiamo nominare quello che succede. Perché è un'altra cosa che i ragazzi, come abbiamo visto i bambini, sono molto spontanei, quindi hanno, come dire, già un'affettività in loro stessi. E poi l'adulto che con il pregiudizio, con lo stereotipo, praticamente cerca di condizionare, di influenzare, e anche la televisione. Quindi facendo questo tipo di discorsi, iniziando a farlo, diciamo, a scuola, i ragazzi conoscono un'educazione critica. Poi, come diceva appunto Mariana prima, l'educazione all'affettività è fondamentale, perché questi contenuti non devono essere slegati dall'emotività, dall'affettività. Un insegnante, quando parla anche dell'omosessualità, deve farlo con una gentilezza, essere con un linguaggio appropriato. Per quello secondo me diventa fondamentale nelle scuole formarsi a questo, anche perché c'è moltissima solitudine nei ragazzi proprio nel vivere i loro problemi sulla formazione dell'identità di genere, no? Sulla confusione. E chi sta in classe vede, cioè ascolta praticamente i vissuti di questi ragazzi. Ecco, a proposito, io volevo proprio sul linguaggio, per chi vuole approfondire il rapporto che c'è tra questi temi e il linguaggio, c'è un libro in particolare che è stato pubblicato, diciamo, abbastanza recentemente, di Cecilia Robustelli, che è Sindaco e Sindaca, il linguaggio di genere, edito dal gruppo editoriale L'Espresso, ed è il quarto volume della collana della Repubblica, che è in collaborazione anche con la Crusca, e fa parte di questa collana italiana, conoscere e usare una lingua formidabile. Ecco, cioè, chi ha intenzione di approfondire il discorso del linguaggio, anche andando su internet, si possono trovare molti articoli di Cecilia Robustelli, che è una docente universitaria a Modena, Reggio Emilia, e lei appunto sta approfondendo questo discorso e sta portando, diciamo, nelle scuole anche una sensibilizzazione a questi temi. Direi che... Grazie. Un altro nodo, secondo me, fondamentale è far passare, anche attraverso il linguaggio, che ciascuno di noi ha una sua particolarità, una sua differenza, indipendentemente dalle scelte sessuali, dalla religione, dalla famiglia, dalla professione.
provenienza sociale. Quindi è questo, secondo me, l'obiettivo grande, cioè far capire, far passare che la differenza è una ricchezza e che qualsiasi mia differenza rispetto agli altri o particolarità può essere un arricchimento per gli altri. E forse Mariana ci faceva come se no, quello carini su questo discorso del linguaggio che a volte facciamo vedere con un'associazione di cui faccio parte nelle scuole quando parliamo di genere, che sono le 48 frasi che una donna si sente dire nella vita, le 48 frasi, però magari anche conosciuto, che un uomo si sente dire nella vita, perché parlando appunto di linguaggio, quante volte sentiamo dire piangi come una femminuccia al maschietto o non ti comportare da maschiaccio alla bambina che corre o quante volte entriamo nel negozio di giocattoli, abbiamo tutti i giocattoli maschili che sono lo spazio, astronauti, avventurieri, e poi abbiamo un cucinino per le bambine. Poi noi diciamo sempre una frase che dice lo psicanalista Jung, che è dove l'amore impera non c'è desiderio di possesso, e quindi invece proprio questo non è un indicatore di amore la gelosia. E questo no, questi video invece sono carini. You like video games? The boys must love that. Don't be a slut. No guy will have sex with a virgin. How much did you have to drink that night? Or what were you wearing that night? Why are you getting so emotional? Stop being such an attention whore. Don't be so bitchy. Stop being so dramatic. It must be that time of the month. You'd be really pretty if you just made an effort. You'd be much prettier if you smiled. You're so exotic. Where are you from? Nice rap. I was just trying to give you a compliment. You don't want to go out with me? You're ugly anyway. That's all you really need. You mean a lot for a girl. You drink whiskey? You watch football? Your drive is kind of infected. What more on reproductive rights? Can women have it all? Are you like a feminist? Oh, you travel alone? Is that like an eat, pray, love thing? Always a bridesmaid, never a bride. You don't want kids? Aren't you worried you won't be fulfilled? Your biological clock is ticking. You're not taking your husband's last name? You don't even look like you had a baby. Are you planning on working after the baby's born? You'd be so bored. You're going to let someone else raise your kids when you go back to work. Does your husband mind when you make more money than him? Your husband cooks dinner. He really has a long term. You're dating a younger man? You're such a cougar. He traded her in for a younger model. You should feel grateful you were catcalled. Do you feel fulfilled that you were just a stay-at-home mom? Isn't that outfit a little young for you? You still wear makeup. How adorable. You must have been beautiful when you were... Parliamo sempre di come gli stereotipi siano delle gabbie per le donne, ma lo sono altrettanto per i ragazzi. Sì. E quindi appunto non piangere come una femminuccia, quello più classico, però dover costantemente inseguire una immagine di uomo virile, forte, che non piange, non chiede e non si permette anche le proprie debolezze, la propria fragilità o la propria voglia di paternità. Di essere felicemente di accudimento è una gabbia tanto quanto, e quindi c'era anche le 48 frasi che gli uomini senza dire, ma non le trovo perché sono sfortunata, magari poi. Una cosa, una riflessione secondo me interessante: noi come famiglia Covadina abbiamo degli incontri annuali in cui ovviamente facciamo formazione, ci scambiamo un po' di esperienze di quello che succede anche sui territori. E il feedback che abbiamo avuto, ad esempio, sul parlare di famiglie omogenitoriali nei vari contesti, abbiamo visto che in realtà la cosa che disturba ancora di più non è tanto la famiglia omogenitoriale, che disturba più i politici, una certa parte della Chiesa, quello che disturba di più è mettere in gioco il stereotipo di genere. Per cui ci raccontavano delle amiche venete che loro hanno introdotto tra i vari libri, no? Hanno richiesto agli insegnanti dell'elementare che sono potuto usare un testo in cui si parlava anche, tra i tanti modelli di famiglia, anche delle famiglie omogenitoriali, e quindi nessun problema. Quando è scoppiato, diciamo, la pugna, quando è stato chiesto un altro libro che parla appunto di un uomo forzuto, racconta la storia di un gigante del circo, fortissimo, e con la passione di fare l'uncinetto, no? Per cui, insomma, la storia di questo circo, a un certo punto viene una tromba d'aria, porta via tutto, e l'unico che in realtà ha le skill per poter
rimette in piedi tutta la baracca, e questo nuovo forzuto che si mette a fare uncinetto giorno e notte, ricostruisce tutto il circo e tutti insomma hanno la possibilità di sorpassare il momento di crisi perché c'è qualcuno che ha questa convenienza. Figlie di padri che si sono presi, permesso dal lavoro, dicevano le insegnanti, perché magari mai visti così tanti papà che vengono a scuola a protestare per qualcosa, perché era diseducativo, perché era una minaccia gender, perché vogliono far diventare i maschi come le femmine, perché vogliono una sessualità indifferenziata, eccetera. E la cosa difficile da far passare per noi che siamo dentro è che il messaggio è proprio l'opposto, cioè non vogliamo restringere le possibilità dei maschi e delle femmine, in particolare purtroppo bisogna dire delle femmine, perché se si guarda ancora un libro degli elementari, le femmine fanno 9 professioni, tra cui la fattina, l'infermiera, l'insegnante, la ballerina, la segretaria, e gli uomini fanno gli esploratori, gli ingegneri, gli architetti, gli astronauti, sono 11 contro 90, per cui questo ragionamento secondo me è difficile di portare avanti, questo ragionamento, che in realtà questa educazione secondo me dovrebbe essere proprio già dal ciclo primario, nel senso, perché è lì che in realtà è tra i 4 e i 6 anni che già si formano in modo efficace le stereotipi di genere, ma il lavoro è un doppio lavoro perché deve essere fatto sugli adulti, quelli che hanno poi più difficoltà, no? E anche per i tempi della scuola, le difficoltà lavorative, io capisco che anche un genitore si trovi in difficoltà magari con un bambino di famiglia arcobaleno, che è stato spiegato che è venuto al mondo con il seminio del papà, l'ovulo di un'altra donna che però la gravidanza la porta avanti ancora un'altra. Io capisco che questo sia eticamente sensibile, magari una questione critica, però non è non spiegandolo che noi riusciamo a risolvere il problema. Per cui il lavoro è secondo me tantissimi fondi, buona fortuna, molto faticoso. C'è da lavorare già sull'omosessualità per quanto riguarda noi genitori, quindi il discorso già di far comprendere, malgrado che siamo nel terzo millennio, che purtroppo non è niente di particolare l'omosessualità, ma c'è reticenza ancora. Quindi la difficoltà è già quella. Partiamo anche dal presupposto che poi quando si parla di famiglia arcobaleno, lì giochiamo ai giochi. Basta, cioè non ce n'è più per nessuno. Perché? Ancora facciamo fatica ai genitori che vengono da noi quando gli si prospetta il discorso di avere un figlio o una figlia omosessuale, gli è caduto il cervello. Cioè, non c'è questa grande apertura ancora oggi nell'accettazione. La difficoltà poi subentra quando poi arrivano anche le famiglie arcobaleno. Cioè, bisogna lavorare insieme, altrimenti veramente. Posso provare a mettere insieme alcuni pensieri, mi scuso perché sono arrivata veramente tardi e come al solito mi hanno colpito le tue parole. Alcune considerazioni sono queste, se posso anche dare un piccolo suggerimento. Iniziate a lavorare con i genitori quando i genitori sono nelle scuole. Alle superiori i genitori non esistono più. Fanno fatica ad arrivare alle scuole medie, quindi momenti di incontro più significativi con i genitori possono essere la scuola materna, anche se non è obbligatoria, sicuramente alle elementari. E sulle scuole elementari di Genova tante sono le esperienze di associazioni di genitori che sono in continua ricerca di contatti. Oggi forse doveva esserci anche Matteo, che è il presidente del Cogeli. Immagino perché come dicevate, se non si lavora a monte sulla famiglia, qualsiasi questa sia, di qualsiasi tipo, tra adulti, in condivisione tra adulti, difficilmente poi la scuola riuscirà a fare il miracolo di portare ai bambini, futuri ragazzi e ragazze, dei contenuti differenti. Mancano le parole, sembra strano, con gli insegnanti parliamo sempre, però certe cose mancano le parole per dirlo, perché poi quando si trattano questi argomenti c'è il rischio, anche nella buonissima volontà, di fare la propaganda non è che noi vogliamo fare la propaganda dell'omosessualità, no? Però qualcuno può pensare che sia così, cioè non è che noi diciamo dovete vi devono piacere l'omosessuale, no? Cioè, e dovete essere, no,
però manca la formazione, ma in una scuola, e quindi manca la formazione sulle parole per dirlo, ma sto parlando di tutte le differenze, perché dovete rispettare i vostri compagni che sono nati in Africa. Ma che senso ha? Cioè rischia di diventare in posizione dall'altro in una società che già ci impone di essere o maschi o femmine, che ci impone il binarismo di una cosa o l'altra. Quindi per noi è difficilissimo, cioè ci mancano gli strumenti, ma in una scuola pubblica lo si facendo. Come facciamo a fare questa formazione? Questa è una cosa. Però sulle altre scuole, non credo che solo la dominante, a parte tutto, io non conosco bene, non credo che nessun altro faccia questo, abbia questo tipo di... No, è vero, nel senso che la fatica, però termina con le medie questa fatica, non so come dire, difficilmente alle superiori si trovano.